Salve a tutti e bentrovati alla prima edizione social di AC News. Come sapete non andiamo in onda su Teleturia fino all'Epifania, ma abbiamo pensato ad una serie di notiziari che sulla pagina Facebook Arezzo Channel nel 2018 vi terranno compagnia con le news amaranto per tutte le vacanze di Natale. In studio con me il collega ed amico Marco Cavini. Ciao Elettra, ben trovati. È un lunedì particolarmente felice questo perché veniamo da un bel risultato e tra un po' ne andiamo a parlare. Esatto, partiamo subito con le notizie, andiamo subito a parlare della vittoria di ieri che ha visto l'Arezzo superare il Gozzano per 1-0 tra le mura dello stadio Silvio Piola di Vercelli grazie ad un gol segnato dall'amaranto Matteo Serrotti. Gli uomini di Dal Canto sono infatti tornati al successo dopo 4 giornate di astinenza al termine di una gara definita dagli addetti ai lavori particolarmente sofferta. Era terminata per l'Arezzo, per mister Dal Canto, l'emergenza difensiva perché sono rientrati ieri Pinto e Pelagatti dal primo minuto dopo aver scontato le rispettive squalifiche. Mentre un'altra buona notizia è il rientro in panchina di Belloni, ma in panchina ma non solo, perché è entrato in campo al 39esimo subentrato a Capitan Cutolo, perciò ha superato l'infortunio subito nello scorso novembre al collaterale del ginocchio sinistro. Da segnalare, oltre al primo gol stagionale di Serrotti arrivato al secondo minuto del primo tempo, anche l'impeccabile prestazione di Pelagotti, che ha mantenuto la sua porta inviolata con alcuni interventi decisivi in cui ha neutralizzato le occasioni di Rolando, Evans e Libertazzi, perciò bentornato al portierone dell'Arezzo. Non soltanto però complimenti e note positive, la partita di ieri è stata giocata all'insegna dell'agonismo e dell'aggressività, è stata segnata purtroppo anche da un problema muscolare che ha costretto Tassi a fermarsi al 36esimo e poi dall'espulsione di mister Dal Canto, allontanato dal campo a fine gara, la motivazione aver protestato davanti all'assegnazione di ben 6 minuti di recupero da parte del direttore di gara. Il tecnico amaranto siederà dunque in tribuna contro la Pistoiese, a sostituirlo il vice Giuliano Lamma. Andiamo anche a vedere quello che è successo ieri sugli altri campi di Serie C del Girone A, oltre alla vittoria degli Amaranto con il Gozzano. Siena Novara è terminata 1-1, il vantaggio piemontese di Schiavi è stato bilanciato sul finale dal gol bianco-nero di Guberti. Alessandria Pontedera, identico risultato, 1-1, al gol toscano di Borri ha risposto Tentoni, mentre il Cuneo si è imposto sulla Carrarese per 2-0 con i toscani che sono caduti sotto i colpi di Tafa e Defendi, un risultato dunque particolarmente positivo per quello che riguarda gli Amaranto questa sconfitta. Olbia Piacenza è terminata 0-1, al Piacenza è bastata la rete di Bertoncini al 35esimo minuto. Pisa Pro Patria 0-2, gol per gli ospiti firmati da Santana e Mora. La Pistoiese si è imposta per 2-0 sull'Arzachena. Il prossimo avversario sull'Arezzo dunque ha colto un importante successo anche per la sua classifica con Forte e Luperini. Lucchese al Bissola 2-2, un pareggio prezioso dei ceramisti che con Martignago e Siviglia hanno recuperato su Lombardo per poi lasciarsi agganciare da Yusufai. E infine Virtus Entella Juventus Under 23 ha visto i Liguri imporsi per 1-0 con gol di Nizzetto. Non è stata invece, come si sapeva, disputato il match fra Pro Piacenza e Pro Vercelli. Ma andiamo subito a vedere anche la classifica all'indomani del 18esimo turno di Serie C. Il Piacenza resta in testa con 36 punti, Carrarese a 31, terzo gradino del podio per l'Arezzo che recupera 30 punti, Pro Vercelli 29, Pisa a quota 28, a 27 troviamo il Pontedera, 26 punti per la Virtus Entella con ancora tante gare da recuperare, poi a 25 Siena, 24 Pro Patria, 22 punti per il Cuneo insieme al Novara, Gozzano e Juventus Under 23 a quota 18, a quota 17 l'Alessandria, a 16 punti troviamo l'Albissola che esce dall'area play out, Pro Piacenza 15, Olbia 14 in condominio
dominio con Pistoiese da Zachena e poi infine il fanalino di coda, la Lucchese a 13 punti. È stato un weekend invece sfortunato quello appena trascorso per la Berretti Amaranto, che chiude il 2018 con una sconfitta casalinga subita per mano della Carrarese. Arriva invece la prima vittoria per la prima squadra dell'Arezzo Calcio Femminile, che supera in trasferta il Genoa grazie ad un autogol avversario e poi alla rete firmata dall'attaccante Costanza Razzolini. Prosegue poi anche la cavalcata dei piccoli Amaranto di Mister Bove, che superano 3-2 in casa la Tuscar, confermandosi in vetta alla classifica del campionato provinciale Under 12. Ma proiettiamoci ora verso le prossime partite dell'Arezzo, perché come sappiamo è una settimana particolarmente intensa, è un tour de force che è iniziato ieri con il Gozzano, che conoscerà altre due tappe con la Pistoiese e con la Lucchese nei prossimi giorni. La prossima partita sarà Arezzo-Pistoiese, ultimo match del girone di andata, che vedrà gli Amaranto giocare fra le mura amiche del comunale nel giorno di Santo Stefano alle ore 20:30. Un orario in cui si spera di poter vantare allo stadio un buon numero di spettatori che nelle ultime giornate erano diminuiti. La gara sarà arbitrata dal signor Marco Dascagno della sezione di Ancona, coadiuvato dagli assistenti Michele dell'Università della sezione di Aprilia e Aristide Rabotti della sezione di Roma 2. Gli Amaranto intanto già questa mattina sono tornati al lavoro ad allenarsi sul manto erboso del Mario Levole. La rifinitura invece a porte chiuse è prevista per la giornata di domani alle 17. La società sportiva Arezzo inoltre ricorda che le prevendite per Arezzo Pistoiese potranno essere acquistate online sul sito www.sport.ticketone.it o come sempre presso la tabaccheria del Bagnoro. La tabaccheria resterà ovviamente chiusa il giorno di Natale, ma sarà aperta la mattina di Santo Stefano del 26 dicembre dalle ore 9 alle ore 13. Alle ore 17:30, sempre il 26 dicembre, aprirà invece la biglietteria centrale del città di Arezzo tra via Viale Gramsci e Viale Giotto. Il consiglio è sempre quello per i tifosi di acquistare il tagliando in anticipo per evitare eventuali code al botteghino il giorno della partita. Si è tenuta inoltre questa mattina la conferenza stampa che ha visto appunto protagonista questa volta il vice allenatore dell'Arezzo Giuliano Lamma. Guardiamo insieme il servizio, ma prima di lanciare il servizio io saluterei chi ci ha seguito anche in questa edizione social, dandovi appuntamento alla prossima, al prossimo flash di AC News previsto per il 27 di dicembre. E auguriamo buon Natale a tutti i tifosi Amaranto. Manca pochissimo alla notturna di Santo Stefano, che vedrà l'Arezzo scendere in campo contro gli arancioni della Pistoiese, derby che si giocherà nell'ultima giornata del girone di andata di Serie C. Proprio questa mattina il vice allenatore Giuliano Lamma, in sostituzione di mister Alessandro Dalcanto, è stato protagonista della sua prima conferenza stampa. Tante le tematiche toccate, ovviamente siamo tornati sulla partita esterna contro il Gozzano, una vittoria arrivata in maniera diversa rispetto alle altre partite giocate dall'Arezzo, un punto di svolta che è stato segnato, ma ovviamente ci siamo proiettati verso la Pistoiese, una partita che viene preparata in tempi piuttosto brevi, subito da questa mattina al lavoro gli Amaranto. Quelle che saranno le soluzioni da utilizzare per gli indisponibili e anche per coprire eventuali emergenze saranno decise tutte nella rifinitura di domani pomeriggio. Ovviamente indisponibili resteranno Basitta, ancora deve scontare dei turni di squalifica, e poi Tassi, che si è infortunato nell'ultima partita contro il Gozzano, previsto per lui nei prossimi giorni una risonanza e le eventuali valutazioni strumentali per capire l'entità del risentimento muscolare che lo ha fermato a Vercelli. L'appuntamento è dunque quello del 26 di dicembre, mercoledì sera alle ore 20:30 allo stadio comunale Città di Arezzo. Si spera che il pubblico possa essere quello delle grandi occasioni, in vista anche della notturna che faciliterà l'arrivo al comunale di diversi tifosi.